Accade in Inghilterra, cari amici. Spogliarelliste contro femministe. Vedete che bella questa spogliarellista? Vedete che bella? Qui in una località inglese le femministe avevano chiesto che venisse chiuso un locale di spogliarelliste. Le spogliarelliste sono quelle girl che si guadagnano il pane spogliandosi. Ovviamente le femministe non sono d'accordo di tale uso del corpo, capito? E allora le spogliarelliste, temendo che il locale venisse chiuso e che loro non potessero più guadagnarsi il pane spogliandosi, hanno fatto una manifestazione in città e hanno vinto le spogliarelliste, per cui il locale è rimasto aperto. Eccola qua la situazione, cari amici. Allora, c'è solo da fare una considerazione, questa considerazione la fa Serafino Massoni. Si tratta di sapere quanto guadagnano le spogliarelliste, capito? Si sono messe in regola sul piano della previdenza sociale, sul piano pensionistico, eccetera, perché non è che una si può spogliare per tutta la vita, che sia chiaro, che non è un lavoro che puoi fare per tutta la vita, non lo puoi fare questo lavoro fino all'età pensionabile, perché a un certo punto il corpo comincia a disfarsi. E anche un corpo disfatto vuole mangiare, e per mangiare ci vogliono i soldini. Tutto qua, cari amici, tutto qua. Si tratta solo di sapere se conviene fare le spogliarelliste. Tutto qua. Per me non è una questione economica, capito? Non è una questione morale, capito? Per me è soltanto una questione alimentare, perché per mangiare ci vogliono i quattrini, e per avere i quattrini si deve lavorare, e per lavorare si deve sudare, perché il lavoro è fatto così. E non mi risulta che le spogliarelliste lavorando sudino, non mi risulta questo, e se tu non sudi vuol dire che non c'hai la certezza del guadagno, capito? Credo che sia un lavoro molto precario questo qua, capito? Per cui le femministe non avrebbero ragione sul piano morale, ma avrebbero ragione sul piano alimentare, cari amici, perché si mangia pure quando il corpo è disfatto. Si mangia pure da vecchi, capito? Dio, che belle situazioni, cari amici. Ve le illustra Serafino Massoni, ve le illustra, che è stato professore di filosofia e storia nei licei, poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici, e poi autore di tutte queste belle rose, capito, cari amici? Beh, questo è quello che vi ho mostrato, è il Corriere della Sera, vedete, giovedì 19 settembre 2019. Dio, che bella questa spogliarellista, però col passare del tempo non potrà più spogliarsi, ma avrà bisogno lo stesso di mangiare. Ok, cari amici, ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, ok.